Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono tornata con una novità. Ieri sera mi è arrivato un pacco che ho ordinato qualche giorno fa, è arrivato tra l'altro velocissimo. Niente, sono molto entusiasta di fare questo video e voglio subito farvi vedere di cosa si tratta. Allora, ho approfittato degli sconti di San Valentino per acquistare questo set dal sito di We Makeup. Vi mostro subito cosa ho comprato. Allora, prima cosa, palette componibile da 9 colori. Ve la faccio vedere, pronti? Questi sono i colori che ho scelto io, chiaramente. Aspettate che uno... Allora, praticamente scegliete i colori e dovete incastrarli nella palette, quindi cerco di fare più attenzione nel mostrarvela perché non vorrei che cadessero. Ecco, questo è lo schema colori che ho scelto io. Voi chiaramente potete scegliere lo schema colori che più preferite, che più si addice ai vostri gusti. E poi ero curiosissima di provare questo. Questo è il Vel Lip Plumper, di cui ho sentito parlare da tutto il mondo di YouTube. Adesso cosa facciamo? Per prima cosa, chiaramente, prima di applicare un rossetto, proviamo il Lip Plumper. L'applico in diretta senza tagli, così possiamo vedere subito l'effetto. Un buon profumo, una buona consistenza sulle labbra. Non è assolutamente appiccicoso. Noi lo lasciamo agire e io nel frattempo vado a preparare la base degli occhi per provare la palette, chiaramente. Penso che farò due look perché voglio provare i più colori possibili. Sono tornata, ho semplicemente messo steso il correttore sulla palpebra e fissato con un po' di cipria, così abbiamo la nostra base pronta per poter iniziare ad applicare questi ombretti. Ho grandi aspettative su questi ombretti, non so perché, però mi ispirano tantissimo. Perciò spero che queste aspettative vengano realizzate. Allora, lo shade colori è questo. Siccome voglio provare appunto più colori possibili, penso che farò un occhio sui toni caldi, ovvero con questa fila, e poi uno sui toni del freddo, magari utilizzando questa fila qua di viola. Iniziamo subito quindi con i colori caldi e applico questo. Allora, purtroppo i nomi delle singole cialde non ce li ho qua, ma ce li ho conservati nella scatola, quindi sotto vi scriverò tutti i numeri dei colori che io ho scelto per questa palette. E iniziamo subito a creare la nostra transizione primaria, ovvero quella che va nella piega palpebrale. Ammazza come scrivono. Allora, vediamo anche se si sfumano bene. Sì, decisamente. Wow, non mi aspettavo tutta questa pigmentazione. Allora, portiamo verso l'alto. Considerate che io ho la palpebra un po' incappucciata, quindi devo andare un po' sopra questa linea, altrimenti non si vedrebbe il mio colore di transizione. E lo porto sempre verso l'esterno, verso l'alto. E direi che questo colore è fantastico. Adesso, con un pennellino più piccolo, sempre da sfumatura, scusate, ma questa voce non so perché, forse l'emozione mentre giro il video per voi, non lo so. Allora, vado a prendere questo colore che è più sull'arancione. E semplicemente con un pennellino più piccolo e più preciso vado sempre a ricalcare la piega, però questa volta rimango un po' più verso l'interno, così. E poi inoltre vado anche un po' qua nella terza parte dell'occhio per iniziare a dare un po' più di tridimensionalità al mio sguardo. Wow, anche questo è fantastico. Mi avvicino, se così magari vedete meglio i colori. Adesso riprendo il pennello da sfumatura e cosa faccio? Sfumo tutto insieme, sempre portando verso l'esterno e anche verso l'alto, chiaramente. Ripeto, è una palpebra incappucciata, quindi devo assolutamente portare un po' più verso l'alto in modo che comunque il colore si veda. E questo è il primo risultato, senza parole. Va bene, adesso direi di passare a questo colore qua.
E distenderlo con le dita, vado proprio decisa con le dita. La consistenza è strana, wow! Cioè, non so se riuscite a percepire i riflessi che ha questo colore. Mi dispiace che la telecamera non gli renda giustizia. Applichiamolo sull'occhio. È bellissimo. Allora, questo dovrebbe essere un duochrome e ha dei riflessi rosati e dorati. Non, cioè, non so davvero come spiegarvelo, guardate se riuscite a percepirli. Allora, qualcuno mi ha fatto notare che purtroppo la qualità dei miei video a livello di nitidezza, diciamo, non è il massimo. E io purtroppo lo so, però avendo iniziato, insomma, a girare cioè, questi video da poco, essendo da poco comunque iscritta a YouTube, io giro con il mio telefono. È un buon telefono, eppure non so perché alcuni mi dicono che si vede male. Io adesso cercherò di lavorarci su questo, ma spero che comunque riusciate a vedere gli ombretti, anche se è difficile, dalla telecamera, però dopo vi farò una ripresa alla luce del sole, così vediamo se si vede ancora meglio. In ogni caso, cioè, guardate come muovo la palpebra, si vede proprio che cambia colore, è fantastico. Adesso per intensificare l'occhio, non ho colori caldi a disposizione, però noi cosa facciamo? Prendiamo un po' di viola, questo qui, che dovrebbe starci bene. Vado a tentativi e prendo il pennello un po' più di precisione e semplicemente vado nella parte finale dell'occhio proprio per intensificare. No, pensavo ci stesse peggio, invece ci sta benissimo. Faccio una specie di riga di eyeliner, però chiaramente non netta, ma molto molto sfumata. E poi porto anche verso l'alto, sempre verso la terza, sono sempre nella terza parte dell'occhio per dare intensità appunto al mio sguardo. Caspita, no, ci sta benissimo questo colore. Lo sfumo un pochino. E adesso, per avere ancora un effetto più definito, riprendo sempre lo stesso colore e lo ripasso sempre in questa zona qua. Ecco qui. E vado proprio qua per intensificare appunto questa parte dell'occhio. Poi cosa faccio? Risfumo leggermente questa volta per non far perdere troppo di intensità il colore e porto sempre verso l'esterno e verso l'alto. È bellissimo. No, vi assicuro che è bellissimo. Dopo vi faccio le riprese per forza dall'esterno perché questi colori sono meravigliosi. Comunque, voglio ancora intensificare la parte finale e riprendo un altro po' di viola, sempre con la stessa tecnica, con un pennellino piatto vado e questa volta invece di sfumarlo con lo sfumino come ho fatto prima, lo sfumo semplicemente con questo pennello, ricreando una sorta di riga di eyeliner e portandola sempre verso l'esterno. E verso l'alto. Poi non vi preoccupate, la parte di sotto la sistemiamo con il correttore. Adesso prendo il colore di transizione secondaria, quello un pochettino più scuro, questo aranciato, e semplicemente lo vado leggermente a portare nella parte inferiore dell'occhio per congiungermi con la sfumatura. Wow, sono super pigmentati, cioè non so se si può notare. Io sono sciocco basita. Sfumiamo. È ok. E direi che quest'occhio ci piace. Adesso invece con i toni freddi facciamo l'altro occhio. Rimanete con me. Per adesso vorrei utilizzare la prima riga di questa palette. Quindi, poi come punto luce per entrambi gli occhi utilizzerò questo, che sembra secondo me uno spettacolo. Comunque prendo il lilla con un colore ampio. E cosa faccio? Semplicemente lo vado a stendere sempre qua sulla mia piega palpebrale. Sfumo bene, poi qua alla fine porto verso l'esterno. Perché la palpebra incappucciata deve ricordarsi che la sfumatura deve andare un po' sopra la palpebra, altrimenti non si vedrebbe. Cioè, se io l'avessi fatta troppo interna,
Una volta aperto l'occhio, vedete, non si vedrebbe più, quindi devo comunque andare sempre un po' più verso l'alto, così, e sfumare, senza aver paura di portare verso l'alto, eh. Allora, qua realizziamo un trucco un po' diverso. Per adesso sto facendo la sfumatura, che questa è uguale, che ho fatto ugualmente anche dall'altra parte, anche se con altri colori. Poi, per fare un look appunto un po' diverso da quello che avevo visto prima, faccio un'altra cosa. Continuo a sfumare un attimo. Anche questo lì è bellissimo. Prendo un pennello piatto, questo è sempre della Nabla, e col viola che ho usato qua per intensificare la parte esterna, prendo coraggio e lo applico su tutta la palpebra mobile. Quindi chiudo l'occhio e sfumo questo colore su tutta la palpebra. Ecco, continuo un altro po', lo ripasso perché voglio ottenere un effetto molto più evidente, cioè voglio proprio che risalti il viola. Mi aiuto e lo sfumo un po' anche qua, in modo che vada ad amalgamarsi con il lilla che abbiamo messo all'inizio. Purtroppo mi è caduto un po' di prodotto qua, ma non abbiate paura, il correttore poi risolve tutto. Questo è un trucco un po' più tondeggiante, un po' più smokey eye. Quindi, una volta applicato il nostro colore su tutta la palpebra, mi aiuto di nuovo con un pennello da sfumatura perché voglio che qua comunque sia ancora più sfumato e portato verso l'esterno. Ok, ci siamo. E adesso vado ad applicare sopra questo colore, questo qui. Sono curiosissima. Prendiamolo sempre col dito. Cioè, di cosa stiamo parlando? Adesso lo vado ad applicare sopra e lo tampono su tutta la palpebra mobile, lasciando chiaramente la prima parte dell'occhio un po' libera, tra virgolette, perché poi lì andremo a mettere il colore punto, più chiaro come punto luce. Che dite? A me sembra bellissimo. Vado proprio su tutta la palpebra. Wow. E adesso mi aiuto sempre col pennello di prima per sfumarlo un po' qua. Cioè, non so se riuscite a percepire i riflessi di questo colore. Comunque bellissimo anche questo. Adesso, con i pennellini piatti inutili che troviamo di solito nelle palette, prendo il colore più luminoso, che è questo qua chiaro, e lo applico sia qui nella prima parte. Oddio, dove sei questo? Il pennello è sporco, ma wow. No, vabbè. Allora, uso questa parte che è più pulita, così non mi confondo. E applico lo stesso colore anche qua. Cioè, cos'è questo colore? Scusate. È luminosissimo, è bellissimo. E lo porto anche un po' più verso l'interno. Allora, adesso facciamo la parte sotto anche dell'altro occhio. Prendo un po' di lilla qua. Non arrivo mai fino a qua. Lascio sempre uno spazio libero. E poi mi congiungo con la sfumatura di prima. Senza cavarti l'occhio, Selene, brava. Ok, adesso questo è il risultato finale. Vi do anche le mie prime impressioni sul lip plumper. Non è assolutamente fastidioso sulle labbra. Le sento ben idratate, belle luminose, belle rimpolpate. Mi piace un sacco anche questo. Questi sono i due look. Adesso completo la base, metto un bel po' di rimmel e torno per farvi vedere il risultato finale. A tra poco. Allora,
Eccomi qua, ho completato il make-up, vi faccio velocemente un riassunto dei prodotti che ho utilizzato. Allora, primer, questo mini della Smashbox, il Vitamin Glow, fondotinta della Inglot, questo è il YSM numero 49, che è la mia colorazione, cipria di Smashbox, la Elo, nella tonalità Fair. Poi, ho utilizzato lui, cioè il mascara Diego Dalla Palma My Toy Boy, non so se notate. Ho dato solo una passata di questo mascara. Come correttore ho usato sempre questo della Inglot, che è il numero 58, è leggermente aranciato. Poi ho usato come illuminanti questi della Dior, ho mischiato sia il dorato che il rosa, non so, sembrava che ci stessero meglio. E invece come palette viso ho usato questa di Elodie per Sephora e anche in questo caso ho mischiato i due blush insieme, perché questo è più sull'arancione e questo è più sul rosa, quindi ho detto vabbè, faccio un mix e questo è il risultato, bellissimo. E basta, mi sa che vi ho detto tutto. Ah no, come invece... come si chiama? Come si chiama? Tinta labbra, ok, come tinta labbra ho usato questa della Wet n Wild. Questa è nel colore Rebel Rose, è un colore bellissimo, perché è neutro, cioè è proprio il colore della... tipo il colore delle tue labbra, però più belle. Devo dire che, come prima impressione, chiaramente, mi è piaciuto molto questo prodotto della Well, come anche la palette. Vabbè, la palette l'adoro già, so che sarà una delle finali top del mese di febbraio. Questo è lo stesso, mi ha dato un'ottima impressione, però chiaramente questo lo devo testare un pochino di più per darvi un parere più concreto, insomma. Adesso rimanete ancora collegati che vi porto con me alla luce del sole per farvi vedere l'effetto di questi ombretti, perché cambia completamente con la luce naturale. Allora, questa è la ripresa della luce naturale. Come potete vedere, gli ombretti sembrano di un altro pianeta, cioè avvicino gli occhi. Cioè, guardate che meraviglia. Bellissimi, davvero sono senza parole per questi ombretti. Ragazzi, il video è terminato. Spero di riuscire a sistemare questa cosa dell'impostazione riguardo alle immagini. Cioè, adesso spero che il video si veda meglio. Adesso farò qualche prova tecnica. E niente, vi ringrazio per avermi seguita. Se vi va, sostenetemi iscrivendovi al canale, attivando tutte le campanelline e lasciando un like. E poi fatemi sapere nei commenti se preferite il look realizzato con i toni caldi oppure se preferite quello realizzato con i toni freddi. Aspetto i vostri commenti sotto al video. E niente, vi lascio anche i link del mio profilo Instagram nuovo e del mio profilo di TikTok. Spero che mi seguiate anche lì, soprattutto su Instagram, che riesco ad essere molto più attiva chiaramente rispetto a YouTube. E anche lì la qualità dei video è molto meglio di questa di YouTube. Comunque, ho parlato troppo, basta. Devo imparare a stringere, che sono una chiacchierona, è più forte di me. Grazie ancora, ciao ragazzi, vi mando un bacio. Buona giornata.